bambino? Oh, che figata! Oh, non si muove! Oh, che... Oh, c'è i numerini! 1, 2, 3, 8, 6... Fighissimo! Guarda che roba! E quello cos'è? Ma bello questo! Dove ci metti? Che la tastiera? La lungo? L'attacco qua! Che figo! La metto qua io! Che ci metto qua? 0, 3, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un saltino e sono sulla gamba di costei. Ale! Suona! Pronto? 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 Pronto, buonasera. La chiamo per un'indagine di mercato. Posso farle qualche domanda? Sì. Chi sei? Antonio. Quanti anni hai? 25. Cosa fai? Niente. Lavori? No. Studi? No. Cosa fai? Niente. Sei sposato? No. Sei divorziato? No. Sei separato? No. Sei vedovo? No, non sono sposato né divorziato, no. Sei scapolo? Cioè? Scapolo. Cos'è? Libero? No. Hai figli? No. Quanti figli? Ma se non ho figli, non ce li ho i figli. Quanti dei tuoi figli sono maggiorenni? Ma no, non ce li ho i figli, non sono maggiorenni. Cosa fai? Niente, sto hai, delle... Hai la macchina? Che? La macchina? No. Hai il motorino? No. Hai la bicicletta? No, non c'ho neanche la bicicletta. I tuoi figli possiedono la macchina? No, ma se non io non sono i miei figli. I tuoi figli possiedono il motorino? No, non ce l'hanno, non glielo compro. I tuoi figli possiedono la bicicletta? No, non ce l'hanno la bicicletta. Usi i mezzi di trasporto comunali? Se vado in bus. Vai in autobus? Se posso dirti che vado senza biglietto, sì, allora vado in bus. Parli al conducente arrecando disturbo? Ah sì, io gli parlo, poi... Lui ti risponde? Sì, cioè ci parlo, mi risponde, non è che sono maleducato, eh. Come si chiama il conducente? Non lo so, se voglio lo chiedo domani... Quanti anni ha il conducente? Ma non lo so, non lo conosco! Possiedi un autobus? Un autobus? Dove sei solito parcheggiarlo? Il conducente? Chi sei? Ma cosa? Cosa fai? Antonio! Lavori? 25! Studi? No, non... Cosa fai? Niente! Hai interessi? Chi? Hai hobbies? Cosa? Hobbies! Cioè? Cioè? Pratichi sport? Cioè cosa? Pratichi solo sport violenti? Sport violenti? No, se io gioco a carte con Mario, è uno sport, va bene, no? Torni a casa tumefatto? Da cosa? Da Mario? No, se non si incazza perché perde non mi picchia, no? Non tumefaccio, no? Ti menano in tanti? In tanti? No, Mario se si incazza mi meno. I tuoi familiari, quando torni a casa tumefatto e livido, pensano che tu ti droghi? Ma sono da solo, non sono familiari! Chi sei? Antonio! Quanti anni hai? 25! Cosa fai? Niente! Lavori? No! Studi? Cosa fai? Niente! Ti droghi? No, fumi solo gli spinelli o sniffi pure la cocaina? Ti fai anche in vena con l'eroina? Sei un drogato di merda. I tuoi figli si drogano? La procuri tu la roba ai tuoi figli? Ai miei figli, no! Quanto gliela fai pagare? Non c'ho figli! Chi sei? Antonio! Quanti anni hai? 25! Lavori? No! Studi? No! Cosa fai? Niente! Sei un pervertito? Che io qua... Sì, no! Vai no. Con le prostitute e o i travestiti? No, no, non ci va, chi conosce, non lo so! In un gruppo sociale, guardi più, gli uomini, le donne o gli animali? Se vado allo zoo, sono le bestiucce, gli do la caramellina, poi si incazzano per... Hai mai avuto un rapporto sessuale con un cammello? Che schifo! Un rapporto completo o solo sesso orale? C'è già parlato? Ti è piaciuto? A chi? A cosa? E al cammello è piaciuto? Ma che cosa, fare sesso orale? Chi sei? Cosa fai? 25! Lavori? No! Studi? Sì! Cosa fai? C'ho figli! Parli al conducente arrecando disturbo? Del il cammello mio... è geloso? Di cosa? La squadra sei tifoso, drogato di merda! I tuoi figli si sono mai schiantati contro un muro? Hai provato piacere o dolore? Chi sei? Quanti anni hai? Hai il motorino o sei vedovo? Tua moglie dove parcheggia la bicicletta? Pronto! Il cammello è geloso? Quanti figli hai? Hai hobbies? Come? Hobbies? Cos'è? Ti picchiano in tanti? A me? No. Il conducente ti risponde, sei scapolo, S-C-A-P-O-L-O, scapolo, libero, ti droghi, il cammello è geloso? Ma di cosa è geloso? Non lo so se è geloso il cammello, io c'ho i figli e l'autobus dentro il cammello. Signor Antonio, è ancora in linea? E come no? Lei è un disadattato sociale, lo sa. Grazie. Lei è un pervertito, lo sa. Grazie. Lei va con i cammelli, lo sa. No, i cammelli no. Lei si droga, lo sa. Un po'? Un po' quanto? Troppo. Lei è un rifiuto per questa società. Lei è inutile, lei non porta niente. Mi corregga se sbaglio. Correggo se sbaglio. Ecco, continuiamo. Va bene. Lei è un rifiuto sociale, ma noi abbiamo la soluzione. Che figata! Contento? Sì! Una pratica enciclopedia, in 30 volumi di 60 milioni. Che culo! Contento? Sì, un casino! Vivere sani e felici in una società che non mi accetta. Da chi si accetta? Allora, lei ha comprato questa enciclopedia da 60 milioni.
Contento? Sì, un casino. Cosa facciamo? Gliela portiamo a casa noi o la viene a prendere lei? Se me la portate mi fate un favore. Ma no, facciamo che la viene a prendere lei. Grazie. Mi può dare il suo numero di conto corrente bancario? Conto corrente 2 2 3 3 4 4 Ancora? Ah, non lo so, il suo numero di conto corrente bancario 2 2 3 3 4 4 Ancora? Ah, è sempre quello? Ha solo tre cifre lei? 2 3 4, va bene, preleveremo noi i soldi. La ringraziamo, arrivederla. Grazie. Arrivederci. Ah, scusi, ma scusi un attimo, Pippo, senti una cosa, ma... Ha chiuso. Ha chiuso, che figata.